facendo col Cagliari. Sì. Ci sono davvero, è davvero una trama con tantissimi fili. Quindi io sono sicuro che questo sconto, che diciamo tra virgolette poi sconto, no, che ci hanno fatto da 18 a 16, lo ripagheremo sicuramente in qualche altro modo. Sì, io credo che la Roma, che alla fine dei giochi sarà un, appunto, il riscatto sui 15-16 milioni di Nainggolan, con il rinnovo del prestito di Barbo, con un obbligo di riscatto tra un anno, magari, insomma, fissato ad una cifra decisa dal Cagliari. E poi vediamo. Intanto pare che Astori tornerà alla base, quindi l'avventura romanista di Astori si conclude. E io sono felice, ora non so e te... credo che e a maggior anch'io, cioè, nel senso, non felice Porello, lui ha fatto quello che doveva fare, in certi casi l'ha fatto male, in altri meglio. Però insomma, giocatori vanno e vengono, non ci strapperemo i capelli per Astori. Questo mi conferma, mi fa pensare ancora di più che Romagnoli venga per rimanere, insomma, sia maturo per poter fare il ruolo di Astori, ovvero un difensore che sta in panchina e aspetta il suo turno, perché la Roma punta sul recupero completo di Castan, ha Manolas che è un titolare, ha Yang Ambiwa, quindi attualmente ha quattro difensori, di cui tre abili e arruolabili, e uno che, insomma, dobbiamo aspettare e vedere quando potrà tornare a giocare in maniera importante, ovvero Castan. Secondo te basterà il reparto difensivo? Infatti la domanda che ti stavo per fare è proprio questa. Se secondo te, comunque, alla luce di questo, la Roma, magari dopo aver risolto questioni, quindi non solo le comproprietà, che comunque devi risolvere entro dopodomani, altrimenti si fa le buste, ma anche questioni legate ai terzini, di cui adesso parleremo, e centravanti, magari potrebbe tentare un'occasione in difesa, come è stato lo Yang Ambiwa dell'estate scorsa, quindi prendere un difensore che ti vada a completare il reparto. Io penso che, cioè, nel senso, credo che se Castan non dà delle garanzie entro agosto, la Roma potrebbe provarci. Secondo te? Ma perché ci vede, scusa? Stavamo parlando di mia nonna che ha fatto gli anni. Simpatico, no, simpatico. È che io qua curo anche il desk di questa radio. E quindi, capito? Mille cose devo fare. Devo fare tutto io in questa casa. Tu devi essere multitasking. Signorino, questa casa non è un albergo. Questa radio non è un albergo. Allora, magari lo fosse. Magari stavo dicendo, del reparto difensivo. Se la Roma non dovesse ricevere garanzie entro agosto da Castan, pensi che potrebbe tentare un'occasione alla Yang Ambiwa per completare il reparto? No, assolutamente no. Personalmente, secondo me, dovrebbe... Cioè, se ne va Castan, no, se ne va. Se non riesce a giocare al top, anche volendo, e bisogna indubbiamente puntare su un altro giocatore già affermato. Cioè, l'esempio classico è che l'Inter si è preso Miranda, e Miranda è un difensore affermato. È un uomo, e vero? Come si è affermato? Ok, stiamo parlando di un uomo. A Tuir piace Miranda. Vabbè. No, comunque è un giocatore, è un ottimo giocatore, è un difensore che, per carità, per essere un difensore pagato 13 milioni è un prezzo, diciamo, elevato, sì, se vogliamo, sì, sì, però sì. È quello, capito? Cioè, hai preso Miranda, che è un giocatore che ti dà sicurezza, che ha esperienza in Europa, che ha esperienza in Europa League e in Champions League, che ha esperienza in un campionato comunque ritenuto. Quindi la Roma se Castan non è al top, devi prendere un altro che fa il pilastro. Perché comunque non puoi fare un campionato al top con Yang Ambiwa e Manolas. Yang Ambiwa, Manolas e Romagnoli. No, Manolas ha bisogno di un altro vicino, secondo me, con più esperienza, che gli dia ancora più sicurezza. È un buon giocatore, a me piace molto. E noi l'abbiamo pagato molto. Molto. Abbiamo pagato 13 milioni. Quanto è stato pagato Miranda? Però è più giovane. Secondo me è potenzialmente è più giovane, ok. È più giovane. Però gli serve che lo affianchi uno. Non come Yang Ambiwa, che lo lascia solo perché lui deve impostare. Pensate, perché questo certo, è il gioco stesso. Certo. Serve uno che gli faccia, come dire, da padre, se vogliamo, da padre calcistico. E per questo Castan potrebbe andare bene. Ma in mancanza di Castan ne serve un altro, indubbiamente.
non è né a Story né Young Miwa, si parla di difensori dai 10 milioni in su. Si parla di questo. Certo, per la società è, come dire, è un peso, perché noi ci rendiamo conto, noi ci rendiamo conto che ci sono tanti pezzi ancora, tante buche. Parliamo dei terzini. Esatto, allora, perché parliamo un nome dei che terzini. Si fa mantenendo, diciamo, così, sempre l'ottica del possibilismo, insomma, non è che stiamo dando notizie, però c'è questo Mendy, Benjamin Mendy, di cui si parla in alternativa a un'altra trattativa che potrebbe concretizzarsi, che è quella per Adriano Correia. Allora, Adriano Correia del Barcellona, terzino sinistro, sì, classe 84, vorrebbe giocare di più, costerebbe tra i 6 e gli 8 milioni e gli si dovrebbe fare almeno un biennale sui 3 milioni di euro l'anno, perché è un giocatore comunque che ha esperienza europea, ha vinto tutto, sì, ha vinto l'ultima Champions, anche se non da titolare assoluto, quindi è un giocatore che ha le sue richieste. L'alternativa è un giocatore che ha 10 anni di meno, francese, appunto Benjamin Mendy, è capitano della nazionale francese under 19, anche se penso sia ormai pronto per la nazionale maggiore, considerando che ha fatto l'ultimo campionato di Ligue 1 col Marsiglia da titolare. In totale, dal 2013 ad oggi, in Ligue 1 45 presenze, che si sono andate a sommare alle 48 fatte con Le Havre, dove però insomma ha fatto anche un campionato di seconda divisione. È un giocatore forte fisicamente, perché comunque è più di 1,85 m per 75 kg di peso, quindi insomma è un giocatore massiccio, ma è anche molto veloce. La Roma potrebbe essere interessata, bene o male il Marsiglia quest'anno farà solamente l'Europa League, da che lottava per il titolo. Quindi per un giocatore come lui potrebbe essere molto stimolante venire in una squadra come la Roma, dove puoi guadagnare di più, puoi disputare un campionato di vertice e poi fare la Champions. E per Adriano sarebbe, insomma, da una parte quindi avresti giocatore, il talento che può esplodere come può non esplodere, esatto, e dall'altra c'è il giocatore fatto che viene qui a 30 anni. Guarda, io Adriano, diciamo che per l'età che ha non mi dà quella certezza che mi giustifica prezzo e contratto. Perché comunque è un contratto pesantissimo, Contratto pesantissimo, perché come dici tu, lui minimo vorrà un 3 milioni e mezzo di contratto. E non penso che la Roma se lo possa permettere, anche in vista dell'attaccante, sul quale invece il contratto peserà molto. Io ti dico a fare questa cosa? Che cosa? Questa cosa? Del fine pezzo, inizio pezzo. Ma guardi, le mie abilità crescono di giorno in giorno. Sto stupendo. Tra un po' andrò nei locali. Comunque, a parte questo, i terzini secondo me ci vorrebbero altri nomi. Io ancora aspetto altri nomi. A me il campionato francese, secondo me, è un mare magnum di gente brava e gente scarsa, ma proprio, cioè, quasi indistintamente. Cioè, io non esempio, sì, uno in una squadra tipo nell'Estienne, ok? Sì. Non riesce a valutare se è bravo o no davvero. Perché? Perché gioca in un campione di un certo tipo, capito? Ti voglio dire, cioè, ci sono giocatori che sembrano forti in quel campionato. Poi, per esempio, Kongombia a 40 milioni è un azzardo, che lo si voglia o no, che lo si dica o meno. A un certo punto ha deciso di spendere un botto di soldi, fare il colpo. 40 milioni, una squadra che tra l'altro è stata multata qualche mese fa come la Roma per il fair play finanziario, ma tanto chi se ne frega finché non partecipi in Europa, che è già abbastanza, come dire, anche imbarazzante se vogliamo. E no, detto questo, volevo dare un'altra avremo un intervento telefonico, Sì, wow, così in diretta, come dici? Io infatti, tu volevi, che volevi dire? No, ti volevo dire che su forzanova.it si legge quasi sicuramente Roma Monte Carlo, firma vicinissima per destro al Monaco. Sì, sì. Quindi, destro andrebbe al Monaco per una cifra
se gli riesce di piazzare a 15 milioni quello di cui si parla, la cifra di cui si parla a destro, sarebbe un grande colpo di Sabatini, a mio parere. Tu calcola questo, che la Roma sta per ufficializzare Gervinho alla Al Jazeera per circa 14 milioni di euro. Se riesce a ufficializzare anche destro per la stessa cifra al Monaco, la Roma ha incassato 28 milioni. Questi 28 milioni si vanno ad aggiungere a una, credo, molto probabile cessione di Dumbia in Cina, a una cifra simile alle due sopracitate. Quindi si arriverebbe a circa 40 milioni di incasso, vogliamo, per tre sì. giocatori, e ne hai spesi 8,5 per Bertolacci, più Iago Falche, quanto è costato, 8. Altri 8 per Iago Falche, siamo quindi a quasi 17, e più, diciamo, 15 cash per Nainggolan. Quindi praticamente arriviamo a 33 milioni. Quindi diciamo che tra cessioni, tu praticamente in questo caso con stai ancora in positivo di 5-6, mettiamo, sei ancora, no? In positivo, diciamo che vai, sì, a pari. Però okay, comunque un inizio di mercato nel quale tu più o meno sei andato a pari. Quindi e hai ancora bene i soldi da spendere, no, 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 per questo, l'attaccante, no, questo sì, questo a pieno. Io poi direi pure che ci sono altre cessioni che vedo probabili, sono quelle di Ljajic. Ljajic non se ne parla, ma potrebbe andarsene. Che non si parla di Pjanic, non si parla per niente. Ma io ti dico cose meno dolorose. Non si parla del fatto che Maicon ancora non si è deciso se rescindere, anzi, se risolvere il contratto o meno. Vorrei fare questo piccolo inciso, perché mi è stata spiegata questa cosa da chi lo capisce. Si fa un errore abbastanza marchiano da parte di tutti quelli che parlano di mercato. Quando una società e un calciatore interrompono il contratto anticipatamente, tutti dicono rescissione. La rescissione si fa solamente quando ci sono cause tipo litigi, oppure proprio cause in tribunale o motivi. Di solito si fa la risoluzione. Non ride, lo dovessi sapere. Io rido perché oggi ho dato privato, ecco. Ho provato a dare privato, e quindi questa roba proprio, ecco. E che bello che ne parliamo anche qua. Lo so, però in questo caso, vedi, si applica quello che studi o che dovresti studiare in teoria alla realtà. Quindi, cari Pedulla, Di Marzio e tutti quelli fighi che fanno, quelli che le cose le sanno, non dovete dire che, per esempio, Maicon rescinde il contratto con la Roma, perché non hanno litigato, ma c'è una risoluzione del contratto. Comunque, ed è fatto questo pippone che non serviva a nessuno e che non cambierà il mondo, mi sono dimenticato quello che stavo dicendo, quindi potremmo... No, stavi dicendo che oltre agli Per esempio, Maicon e Cole, se tu risolvi i contratti, risparmi fior fior di quattrini di stipendi, e in più tu non c'hai più lo stipendio di Borriello. Che è una cosa, cioè, importantissima. Parliamo di tre stipendi pesanti che all'ordo sono decine di milioni di euro in un anno solo. Quindi, cioè, io credo che se tutti i tasselli in questi 10 giorni, da qui a diciamo alla metà di luglio, 2 settimane, se tu riesci a mettere tutto a posto, la Roma ha un mercato, cioè ha poi il budget per andare a fare il colpo in attacco e secondo me anche il colpo in difesa, col terzino. Guarda, sì, io facevo un calcolo così, pur parlare facciamo, sì, no? Gervinho 14, Dumbia 11 mettiamo, destro 15. Ok, e già fai 40. Più, io mettevo gli H 12 e fa 52. Più Pjanic 26. Perché sì, io Pjanic sarà che c'è, vabbè. 78 milioni, di cui 33 li hai spesi per Bertolacci, Iago Falche e Nainggolan. Sì. E siamo a 45. Tu hai 45 milioni più 50 di tesoretto, tra virgolette, no? Che la società ha comunicato di voler spendere. Certo. Quindi hai 95 milioni virtuali, perché in cui andranno considerati anche, secondo me, gli ingaggi. Perché la società, quando dice 50 milioni, intende pure gli ingaggi per un anno, secondo me. Comunque avrai, diciamo, più o meno 95 milioni da spendere. E là, certo, ci avrai anche da ricostruire parecchio, perché a te, a quel punto, anche esterni.
cioè no, non solo la punta, ma serve anche un esterno, perché se tu hai levato Gervinho e Ljajic, un esterno ti serve.